figlio di un nostro ex collega e portavoce nazionale dell'Unione Nazionale Sicurezza Stradale, associazione vittime della strada. Pallotti è anche un veronese che da anni è vicino a queste tematiche, persona pratica, diretta, che è spesso a Roma per trattare tutte queste problematiche. Prego, dottor Pallotti. Intanto grazie a tutti per l'invito, stati il Presidente Sella. Grazie mille. Diciamo che prima di tutto, ho sentito, mi ha colpito un termine che ha detto il signore nel fondo, ha detto una situazione preoccupante. Ha detto. Quello che io vedo di preoccupante, signori, è l'inciviltà sulle nostre strade. 4.000 morti. Siamo qua a discutere di patenti ritirate per categorie professionali quando io vedo vite finite, stroncate. Cioè, vi rendete conto che la mia famiglia è stata distrutta in un incidente stradale? Mi dispiace che il Presidente abbia confuso, perché Pallotti, che è un tassista, non è il mio... Mi dispiace. È un parente da lontano, diciamo. Comunque so che c'è Pallotti Bruno, mi pare, che sia un tassista vostro, ma non è mio padre. La mia famiglia è stata distrutta in un incidente stradale, signori. Purtroppo, lo so, per chi non l'ha capito, per chi non l'ha voluto vivere, è anche giusto che uno guardi avanti, che certe cose, però io l'ho dovuto vivere in prima persona. E quella persona che ha distrutto la mia famiglia non aveva la patente perché era cieco, non doveva guidare, cioè mezzo cieco ovviamente, non doveva guidare, si è messo a guidare un trattore, la tagliata bastava da mio padre è finito fuori strada, è rimasto invalido, mio zio Alberto Pallotti è morto. Di conseguenza sono andati a casa a dire a mia nonna Mafalda Dondi che era morto suo figlio Alberto, in realtà non è morto Vito, cioè mio papà si erano sbagliati, mio papà era in terapia intensiva ed è morta anche lei perché ha fatto un infarto, il nonno ha deciso di smettere di vivere quel giorno ed è morto qualche tempo dopo. Adesso è evidente che noi siamo qua a parlare del vostro giusto timore, delle vostre patenti e della vostra categoria professionale, però signori, ogni professionista in Italia che si mette in gioco e ha a che fare magari con temi molto sensibili come la progettazione della strada oppure la salute di ognuno di noi, perché se voi andate in ospedale e dite che avete un dolore allo sterno e vi dicono che avete mangiato male, andate a casa e morite di infarto, quel medico lì viene inquisito, indagato, ci sono i PM e rischia la galera anche lui, e hanno delle assicurazioni apposta fatte per tutelarsi da questa cosa. Per carità di Dio, io mi metto... Ho deciso di fare volontariato da questo punto di vista, quindi sono una parte sociale, mi metto in gioco e sono assolutamente stato ad ascoltare tutti. Però è anche vero, signore, che a un certo punto li puoi ascoltare tutti. Quando vedi un'ecatombe del genere sulle strade, cominci a far fatica a continuare ad ascoltare uno che ti dice piano ragazzi, perché ragazzi dai, parliamoci seriamente, la patente viene data a tutti, anche a chi non è in grado di guidare. Sulla strada c'è un'inciviltà incredibile, chi è che rispetta i rossi? Ma voi guidate le chi è che rispetta le norme del traffico? Ce ne sarà una stretta categoria. Cioè, io sono venuto qua in motorino da Pescantina, cioè avrò rischiato 10 volte che mi venissero addosso dei pazzi che guidano a velocità doppia e consentito tripla, e magari probabilmente sono anche ubriachi. Allora, di cosa stiamo discutendo? Stiamo discutendo, dobbiamo fare un discorso logico, bene? Facciamo un discorso logico. Chiunque di voi avrà dei parenti, giusto? Avete dei figli, immagino. Ma voi vi immaginate se un giorno un ubriaco, facciamo un esempio, il signor Cielo, che invece di stendere Camilla dal Sasso in Borgo Venezia, stende uno dei vostri figli, ubriaco alle 8 di mattina, dottor Altamura lo sa, giusto? Perché noi parliamo di grandi casi eclatanti. Camilla dal Sasso giace sul letto di ospedale da 3 anni, da gennaio di 3 anni fa, dimenticata da praticamente tutti, tranne i familiari, e noi dell'associazione che cerchiamo, io cerco per dire di sentire come sta, non è morta, è in fin di vita, è da allora è vegetale. Allora, quello che voglio dirvi è, per carità di Dio, preoccupiamoci anche delle vostre patenti, però cercate di dire anche la cosa positiva, ovvero stanno cercando di tutelare il più possibile le nostre anche vite, perché voi magari siete giustamente fatti tassisti, giusto? Avete la patente, però magari questo qua a 3,70 vi viene addosso a voi, vi ammazza, non fate più i tassisti, capite cosa intendo? Il comandante Altamura, forse è presto per dirvelo perché è dal 25 di marzo, quindi non è passato 2 mesi, qualche giorno, giusto, dottor Altamura, ma io credo, ho la sensazione che stiano un po' diminuendo gli sinistri gravi di una certa gravità, e quando arriveremo in tribunale, che cominceremo veramente a vedere carcere per qualcuno di questi, e non c'è dubbio che succederà, diminuiranno ancora di più.
Questa legge, alla quale noi, io, Claudio e tante altre associazioni abbiamo partecipato in prima persona, in realtà non soddisfa neanche noi. Io sarei stato molto più, ci sarei andato giù di più, per dire, non avrei mai lasciato perdere i telefonini, la guida sul cellulare, lei è obbligato tutti a mettere la scatola sulle macchine, perché ci può fare, la devono fare. Non c'è problema, arriverà, però non è stata messa dentro. Io ho parlato con i relatori di queste leggi, sto parlando del Comitato dei Nove, insomma, Minucci, Alessia Morani, sto parlando io con Giuseppe Cucca, Giuseppe Luigi Cucca, sto parlando con i fondatori di questa legge. Ed è vero anche che, come ha detto giustamente il dottor Altamura, sono andati veramente veloci. È stato un processo fatto un po' così, cioè 5 rimbalzi da una parte all'altra, in effetti è qualcosa, perché c'è stata una battaglia incredibile all'interno del Parlamento, perché questa legge andava bene solo ed esclusivamente a chi ha posto la fiducia, perché anche i parlamentari della maggioranza, se avessi fosse la votazione a scrutinio segreto, avrebbero perso. Perché? Perché io ho sentito degli interventi nella pluralità, insomma, del Parlamento, ascoltati tutti, eravamo là in balconata, io, Claudio e tanti altri, e ci si medesima molto di più tra i possibili colpevoli, signori, che nelle possibili vittime. Allora mi domando, ma com'è possibile? Ci sono 3 milioni e mezzo di persone che coinvolte in un incidente stradale tra amici molto stretti. Chiunque di voi in questa sala probabilmente ha perso qualcuno, o amico, oppure lontano parente in un incidente stradale. Sono convinto che se facessimo una statistica, ognuno di noi sarebbe con qualcuno che conosceva e è successo così. Allora, noi abbiamo sentito tutte le obiezioni, però non puoi sempre immedesimarti in chi sta per sbagliare. Vi voglio tranquillizzare. Non è che se vi si butta sotto un pedone mentre state andando tranquilli alla vostra velocità venite condannati o avete dei problemi. Perché hanno messo anche il correttivo del concorso di colpa, che è un regalo fatto, il dottor Ghirotto, che è un amico, ve lo potrà anche confermare, è un regalo fatto a ulteriori categorie. Perché? Perché il fatto di poter dimostrare che la vittima a sua volta aveva una colpa indurrà i colpevoli o comunque i presunti gli indagati a prendere fior di avvocati, fior di professionisti che ricostruiranno un incidente come vorranno loro, e lo sapete com'è in tribunale, adesso magari forse voi non lo sapete, però diciamo che c'è, quando vai a ricostruire un incidente stradale, soprattutto a distanza di anni, sentiamo delle cose incredibili, uno stravolgimento della realtà che bianco e nero, e dici ma com'è possibile che 7 testimoni hanno visto e 7 testimoni non si capisce niente. Perché? Perché il tempo passa, perché qualcuno è un po' informato, perché qualcuno va le robe, abbiamo questo tipo di situazione. Però insomma, correttivi ne hanno messi, cioè regali ne hanno fatti, a mio avviso, perché noi avremmo voluto per la prima stesura, quella del Senato, presentata dei nostri disegni di legge ancora fatti nel 2010 a onorevole Palmaro, la famosa proposta di legge nostra, era molto più astringente, se vogliamo. In realtà scappatoie all'italiana ne hanno lasciate quante ne vogliono, ok? Il comandante parlava della patente slovena, patente canadese, la guida è stato di ebbrezza, ma se voi tenete in macchina una bottiglia di whisky, e qua lo chiedo al comandante che è qua di noi, l'avete in macchina una bottiglia di whisky? Perché nessuno vi vieta di tenere in macchina una bottiglia di whisky, giusto? Fate un incidente stradale e ammazzate uno, vi attaccate la bottiglia perché siete agitati che dell'incidente stradale, la bottiglia la trovano a metà. Il comandante rileva il tasso alcolemico di 2,50. Io dico, signori, io ero pulito, è che appena è successo l'incidente ho visto lui steso terra, mi stavo per morire, avevo la bottiglia di whisky, mi sono attaccato alla bottiglia. Ma vi rendete conto che difficoltà per il dottor Altamura, per il PM, per il giudice di arrivare a una condanna in questo caso? Cioè, abbiamo una legge che permette qualsiasi roba possibile. Dico bene, Altamura, ho detto male? Non ho mai trovato uno che deve... cosa che mi viene detta spesso. Non ho mai trovato, cioè nel senso che in questo caso qui non ho mai trovato. E mi piacerebbe trovarlo, perché vorrei vedere come il giudice decide. Però è 10 anni che faccio questo lavoro, non mi è mai capitato. Vabbè, però il dottor Ghirotto vi conferma che è molto difficile comunque. Abbiamo una serie paradossale di possibili situazioni nel momento in cui non c'è davvero adesso, di fronte a questa legge, che a mio avviso è minimo giusto, avremo di fronte una sorta di reazione legale, legalizzata, diciamo, fatta di consigli, situazioni, escamotage, che vedrete che queste cose salteranno fuori continuamente, perché adesso davvero si rischia il giusto per me, perché dice il comandante meno della rapina, certo la rapina dobbiamo aumentarla, lavoreremo anche su quello, io mi occupo di incidenti stradali, io sono convinto che sia la rapina che è troppo basso piuttosto che l'incidente è troppo basso, perché signori, quando tu hai
il caso Lucidi, il caso Hilliard Betti, che sono i casi che stava citando prima il dottor Atruna, il caso Lucidi, il caso Hilliard Betti, signori, ma mettetevi nelle panni di Francesco che hanno perso i loro quattro figli per uno gli fa quattro mani in autostrada, luci spente, ubriaco e scappa anche dal luogo di incidente e ammazza quattro dei vostri ragazzi che stavano andando in vacanza in Italia, che stavano andando in robot in Croazia perché volevano andare in Croazia. Noi siamo stati personalmente con Claudio ad Alessandria perché gli hanno concesso gli arresti domiciliari, una scelta che per noi è incomprensibile, ma d'altronde è legale perché è il tribunale che decide, loro possono decidere in base all'assenza dei presupposti che ci sono per legge per la custodia cautelare, cioè, capito, ma le famiglie non possono capirla questa cosa qua, le vittime come fanno a capirla? La può capire uno che non ha mai avuto un incidente, purtroppo uno che ha avuto un incidente capisce che non esiste, allora non c'è giustizia sociale. Quello che vi voglio dire è che fino a qualche anno fa questa situazione qua era tollerata perché la categoria, diciamo, delle vittime della strada non era molto forte. D'altronde, signori, quando ti capita un incidente stradale non è che tu sei tanto lucido, quando ti capita che hai perso un familiare, la rabbia, la disperazione, il dolore, il comandante, non so, l'avvocato lo sa meglio forse di chiunque altro perché ci parla con loro. Ragazzi, uno può solo lasciarsi andare, se ha perso un figlio, quant'altro, è difficile, non riesce a trovare un modo. Io vado nelle famiglie, nelle case, per cercare, dai, dacci una mano, lo chiamo. No, io voglio che muoiono tutti, è morto mio, devono morire tutti. Capite il concetto? Il discorso è che nel 2010 hanno ammazzato Stefano Guarnieri, scusate. Lorenzo. Lorenzo Guarnieri, Stefano suo padre. Lorenzo Guarnieri era di Firenze. L'incidente è un'altra schifezza mostruosa, impossibile da digerire. Stefano era amico, è diventato amico del sindaco, allora era Matteo Renzi, è lì, sostanzialmente hanno ammazzato l'uomo sbagliato, cioè chi ha ammazzato Lorenzo Guarnieri è la persona che alla fine ha dato là a quello che era il famoso goccia che ha fatto traboccare un vaso che era già stracolmo, però non traboccava mai. All'italiana era sempre lì dicendo, signori, ma in realtà io non volevo ucciderlo. Ho capito, ma è ubriaco tutto, vabbè, però non volevo ucciderlo, cioè scusa, è un conto se prendo una pistola e gli sparo. Però signori, tutti voi capite che se prendete una pistola e avete voglia di festeggiare e sparate in aria, ammazzate quello là, è un po' difficile dire non volevo ucciderlo, oppure non so, sparate in mezzo alla folla perché magari, ah, io non volevo ucciderli, volevo solo sparare perché volevo divertirmi. A un certo punto quando ti ammazzano a te è un po' difficile dire che il tuo era un omicidio colposo, c'è qualcosa di più di colposo, ma il codice penale non... Insomma, è stato il codice penale, signori, è molto vecchio, cioè, è un codice che avrebbe rifatto totalmente, non aveva previsto il misto tra colposità e volontarietà, cioè la pretintenzionalità, però manca una colpa cosciente. Abbiamo provato abbiamo visto che con Lucidi l'hanno provato, gli hanno dato 10 anni, poi la Cassazione, abbiamo visto che con Hilliard Betti di nuovo la Cassazione ha cassato di nuovo, invece la Corte di Appello ha reagito dicendo non me ne frega niente che la Cassazione, ve lo rimando su, condannato per quello. Però è anche vero che mancava una tipologia, hanno deciso di fare questo omicidio stradale, questa norma importante, inserendo dentro anche le lesioni. Però signori, se prima era da 2, se adesso è da 2 a 7 anni, prima era da 2 a 5, cioè non c'era un omicidio, non è che vi davano una medaglia. Se voi facete retromarcia, passate sopra purtroppo alla vecchietta, come diceva la tavola di 90 anni, non ve la danno la retromarcia, scusa, anche prima non vi davano una medaglia, cioè finivate lo stesso nei guai, la patente andava sospesa comunque anche la prefettura. Però il limite dei 40 giorni, cioè, questo è il nostro problema principale. Va bene, però fermiamoci sul limite dei 40 giorni, perché questo è interessante. Il limite dei 40 giorni a certificarlo, signori, va davanti al tribunale ordinario, se è meno di 40 giorni va davanti al giudice di pace. Apriamo un capitolo sui giudici di pace. E finché decidono quanti mesi passano. Certo, però tu hai possibilità di fare ricorso al giudice di pace come è sempre stato per farti vedere la patente. Il giudice di pace, che li vediamo, se volete vi faccio i nomi dei giudici di pace, va da quei due e gli diranno la patente perché non leggono neanche le carte e la prefettura non ci va neanche, perché io sono testimone di tutti i procedimenti, vado a vederli, la prefettura non va a difendere le sue scelte, il comandante potrà confermarmi o smentirmi, non lo so, però io vado dal giudice di pace e non vedo la prefettura che sta a combattere per difendere le scelte e i verbali del dottor Atamura. Io vedo che c'è una facilità di dare la patente mostruosa, quindi lasciamo perdere. Invece per la lesione superiore ai 40 giorni è evidente che il vostro avvocato, ovvero il vostro difensore, lotterà per dimostrare che i famosi certificati facili, che è una piaga italiana, che stavamo parlando prima, che è proprio una piaga sociale enorme, i medici di base che sono certificati che non valgono niente. Cioè se vi si presenta uno che ha avuto 7 giorni
dal pronto soccorso, poi arrivano 60 giorni a signori, si aprono capitoli giganteschi a livello della sanità, perché allora a quel punto una responsabilità al medico del pronto soccorso ce la deve avere per forza. Capite che andiamo a fare cascata? Cioè o sbaglia uno o sbaglia